bentornati su Hard Rock Crypto. Un saluto dal vostro Despartacus. Eccoci qua a parlare di Gods Unchained. Gods Unchained, cos'è? Un gioco di carte in stile Magic che vi paga con criptovalute. Io mi limiterò soltanto a farvelo vedere perché sinceramente non fa per me. È veramente difficile. Come potete vedere, mica male, 570.000 dollari di tournament prize pool, quindi se siete del campo ve lo consiglio vivamente perché potreste farvi qualche soldo. Naturalmente vi lascerò tutti i link in descrizione. Cosa fate? Andate sul sito ufficiale godsunchained.com, ve lo scaricate e poi ve lo installate sul computer e dovrete anche collegare un vostro wallet Ethereum con Brave. È molto semplice, non ci ho messo molto. Adesso vi farò vedere com'è il gioco vero e proprio. Eccoci qua, ecco qua la schermata principale. Naturalmente vi dovrete mettere la vostra email, salvarvi la password. Come potete vedere, c'è tanta tanta roba. C'è anche un canale YouTube dove vi insegnano a giocare, perché vi dirò, io ho provato a fare una partita, oltre che essere bella lunga, ho trovato bello lungo capirci qualcosa. Non ho capito assolutamente niente. Tra l'altro hanno appena rilasciato una nuova versione, infatti io penso di stare upgradando proprio quella. Vediamo se ci se ne può andare da lì. Yes. No bucks, te ne regalano uno di pack, quello me lo ricordo. Qua ti manda subito al sito, ma noi torniamo all'app perché io non intendo comprare nulla, ve l'ho detto. Sono abbastanza negato. E Brave Notification, ecco qua la notifica, ma io non voglio fare nulla. Però lui si ostina, così almeno sapete già a cosa andate incontro. Se cliccate vi butteranno lì. Queste sono le mie carte, se non ricordo male, dell'unica partita che ho fatto. L'inventario, sì, poi vi dovete mettere a posto il vostro deck. Connettere il wallet per essere pagati in caso vinciate. Ok, il market, quindi lo shop, il negozio per andare a comprare. Se volete vendere carte e se volete imparare, cliccate lì sopra, Learn. Non penso che ci sia una lingua italiana da settare, purtroppo. Guardiamo qua in queste belle impostazioni che non vanno alla mazza. Qua va tutto a parte. Vediamo un po' se si è incartato. Che arena sta. Ok, eccole qua. Golden Chain, andiamo a vedere, Wallet, nessuna opzione per l'italiano, quindi vi dovrete adattare all'inglese. Il gioco di per sé, adesso potrei farvelo vedere, ma ovviamente casualmente, cioè proprio a caso. Va benissimo, sì, no. Ok, select a trinket, choose a board, save and select. Io in realtà volevo semplicemente giocare per farvi vedere com'è, ma giusto 2 minuti, penso che poi mi sloggerò in allegria. Ok, select, yes, choose a deck, altro a caso qua, questo mi piace, bellissimo, fantastico. Ok, no, select, vai, benissimo così. Io vi faccio vedere proprio come non dovete giocare praticamente, perché giocare com'è equivale a non giocare, ma ci tengo a farvi vedere appunto come funziona questo bel gioco. Da quello che mi ricordo era bello e ben fatto, quindi sta cercando penso un altro giocatore. Vediamo un po' se trova qualcuno. L'altra volta è stato abbastanza veloce, vedete che sta macchinando qua in allegria. Vediamo se stavolta lo sarà tanto. Potrete scegliere, mi sembra, classico mago, guerriero, arciere, una cosa del genere. Non vorrei dirvi cavolate perché ci ho giocato un mese o 2 fa. Però
Sinceramente sono quei giochi che trovo proprio per esperti. Per esperti, io non sono un esperto assolutamente. Gioco a Steam Monster, sì, ma è abbastanza semplice. Qua ho visto che c'è molta tattica, molta carne al fuoco. Bello, perché se vi piacciono i giochi, avete tanto tempo da dedicarci, sicuramente è buono. Ottimo, ottimo. Qua vedo una serie di caricamenti andati a buon fine, penso infatti che il mio buon Mac con sta rotellina che avrete già visto quando si impalla, speriamo non si impalli, e infatti siamo tornati indietro da capo. Cosa è successo? Non si sa, sappiate che deve essere pesantissimo, Speed God Power, va benissimo questo, Pick Select One Card. Va benissimo questa. Replace. Va bene. Eccoci qua. I suoni sono fighi. Ok. Qua ti dice che è il tuo turno. Poi schieri le carte tipo così. Ecco, le metti sul campo. Quindi come vedete ho fatto bene. I don't have enough mana. Deve avere i mana necessari, non sto capendo I don't have niente. enough mana. Ok, quindi se non poi fate così, tipo, e gioca l'altro. Date il turno all'altro. Ovviamente l'altro vi distruggerà se giocate come me. E non so neanche che mosse fare. Comunque avete capito come non giocare a questo gioco. Vedete, poi si può anche così, no? Ah, così attaccare le altre carte, tipo. Fa, gliel'ho distrutta. Ecco che avete. Forse avete intuito cosa non fare in questo I don't gioco. have enough mana. Toh, io passo la palla a lui e vediamo cosa fa lui. Così magari lui sa giocare e fa qualcosa di più furbo di me. Infatti, mi sta distruggendo. Come potete vedere è bello, 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 fatto bene, molto bene. Poi ci sono mille scritte che naturalmente io non ho letto perché vi dico, I don't have enough non mana. sono in forma per giocare a questo giocone, però devo dire che è bello. Poi se c'è una prize pool di 500.000 dollari mi stimolerebbe anche a giocarci. Tra l'altro sento, stavo sentendo che il mio computer frigge abbastanza, quindi deve essere pesantino. Occhio alle specifiche. Ora mi spiace lasciare il mio amicone, ma non ci sto proprio dentro a giocare. Ragazzi, che mi resta di dirvi? Vi darò tutti i link necessari per iscrivervi a questo bel giocone. Se vi va di giocare, un abbraccio dal vostro Dex Spartacus e divertitevi a giocare a Gods Unchained. Ciao!